le condizioni di questa strada, che tra l'altro è una strada di proprietà privata, sono sempre state così? Sono sempre state così, anzi, se c'è qualche miglioramento, perché l'abbiamo fatto a nostre spese, tipo tagliare l'erba lungo questo marciapiede, anche dall'altra parte, ma poi non è che tutti i giorni possiamo stare, insomma, anche a fare i lavori per altri condomini, tra virgolette. E sì, la situazione è questa qui. Questa è la strada F della zona industriale di San Zeno ad Arezzo, una strada con una storia decisamente particolare, è una proprietà privata e di conseguenza la sua manutenzione è molto complicata. I condomini di questa zona, circa 15 aziende, alcune di loro anche senza acqua potabile, non possono fare granché. Una storia lunga oltre 40 anni, queste le condizioni dell'asfalto pochi giorni fa. Adesso una soluzione sembra esserci all'orizzonte. Il comune di Arezzo, nella valutazione di una possibile acquisizione e successivo ripristino, deve ovviamente valutare bene l'impatto economico, visto che si tratta di soldi pubblici. In questo senso una compartecipazione alle spese da parte dei condomini potrebbe aiutare a trovare finalmente una soluzione. Noi ci aspettiamo un intervento concreto del comune su questa situazione qui, anche perché comunque noi stiamo regolarmente pagando i passi carrabili, poi c'è comunque un'illuminazione pubblica a carico del comune, e quindi non ho capito perché il comune non si prende mai la responsabilità di prendere in carico questa strada e rimetterla, insomma, un pochino a posto, ecco. Vi aspettate una soluzione, anche se questa prevedesse un po' di sostegno da parte vostra? Siamo disponibili a tutto, va anche bene, insomma, considerando tutto quello che abbiamo, tra virgolette, investito anche per il nostro lavoro, non è che ci scomoda a questo punto tirar fuori qualche spicciolo per avere una strada dignitosa, ecco. Una cosa davvero che ormai va avanti da tanti anni, per cui vi aspettate una soluzione definitiva. Anche sì.